Tutti bentrovate e bentrovati a questo nuovo appuntamento di economiacircolare.com. Questa sera è un appuntamento particolarmente gradito perché torniamo a parlare di processi, torniamo a parlare di come cambiare il paradigma riprogettando la società a piccoli pezzi. E lo facciamo con due persone che hanno molta esperienza proprio di processi, perché sono due facilitatori, una facilitatrice e un facilitatore, Melania Bigi. Grazie Melania per essere con noi e buonasera. Ed Emanuele Profumi. Ciao Emanuele, buonasera e benvenuto con noi. Grazie per la vostra disponibilità, disponibilità che nasce anche da una vostra conversazione, dalle pagine virtuali digitali di economiacircolare.com, in cui avete cominciato proprio questa riflessione sulla circolarità e sul ripensare dei processi anche in luoghi produttivi, in luoghi di lavoro e nelle organizzazioni sociali in chiave anche circolare, ma soprattutto per creare delle dinamiche virtuose, diverse e discontinue rispetto a quelle che noi che ci occupiamo di economia circolare definiamo dinamiche lineari, in cui si estraggono le risorse, si utilizzano e poi si buttano via. Noi vorremmo invece provare a ragionare di circuiti che si rialimentano e autoalimentano senza sprechi di risorse e sfruttamento di risorse non solo ambientali, non solo risorse materiali, ma anche di energie vitali, se così si può dire. Cominciamo subito la nostra chiacchierata, lascerei la parola a Melania Bigi. Noi generalmente abbiamo l'abitudine di chiedere alle nostre relatrici e ai nostri relatori di presentarsi brevemente con questa domanda: che mestiere fai? Riattacchiamo il microfono di Melania. Ci senti, Melania? Non riusciamo ad attaccare, a riaprire la linea forse con Melania. Intanto, allora, se Melania si sta sistemando, passo la parola a Emanuele Profumi che comincia lui a raccontarci che lavoro fa, che mestiere fa. Emanuele. Allora, Raffaele, io non sono un facilitatore, diciamo, professionista, intanto mettiamo le cose in chiaro, però sì che ho praticato questa arte, possiamo dire così, da tanti anni, di mestiere però faccio il ricercatore e ricercatore in filosofia. In particolare, recentemente mi sono e mi sto lanciando verso la consulenza filosofica, che è una pratica sia, diciamo, a due, individuale che di gruppo, collettiva. Quindi in qualche modo collego la mia esperienza di facilitatore, adesso magari racconterò esattamente di cosa si tratta e perché ne ho tanta nel tempo, è diversa da Melania, poi vedrete anche voi, con un lavoro che invece viene da lontano, che è un lavoro che faccio ormai da più di 15 anni di ricerca accademica e non nell'ambito della filosofia politica. Bene, vediamo se Melania riesce a sentirci e soprattutto ad attivare il suo microfono, così passiamo la linea a lei. Eccoci, Melania, ci siamo. Mi Raccontaci sentite? velocemente. Sì, ti sentiamo bene. Aspettiamo da te che ci racconti Pippa un oggi. po'. Ok, scusa. Vai. Sì, allora io mi occupo da ormai 10 anni di facilitazione, mi sono laureata in architettura e sono arrivata. Ecco, abbiamo perso Melania. Teniamo la suspense in attesa che riesca a riaprire il collegamento. E intanto, appunto, Emanuele ci spiegava che nel suo caso non è una professione di lunga data come mestiere, fra virgolette, riconosciuto, ma io che conosco Emanuele da tanti anni so che ha sempre messo insieme il sostegno ad alcuni processi legati soprattutto ai movimenti sociali, con la ricerca sul campo e quindi lo studio e la pratica insieme in Italia e anche all'estero, sempre con la finalità anche un po' di rivedere i processi per poi riprogettare la società, insomma, una cosa piccola proprio di bassa ambizione, Emanuele, che dici? Sì, diciamo che sto dando un contributo da un po' di anni in quella direzione, come tanti altri, come anche penso la rivista, no? Economia Circolare fa nel suo piccolo, nel suo grande. Comunque sì, io da tanti, tanti anni
mi occupo di facilitazione di gruppo in maniera diversa. Diciamo, all'inizio come coordinatore, moderatore, sono le figure un po' classiche all'interno di alcuni movimenti sociali, prima di tutto il movimento degli studenti, addirittura stiamo parlando degli anni 90, poi dei primi prodromi del movimento per un altro mondo alla fine degli anni 90, finché poi nel movimento per un altro mondo, il movimento altermondialista, quello che in Italia è stato chiamato erroneamente no global, ho cominciato realmente a interessarmi della dimensione delle dinamiche di gruppo e della facilitazione interna, soprattutto a partire da una prospettiva non violenta, facendo dei workshop con due importanti nomi della pratica della teoria non violenta. Uno è italiano, che si chiama Enrico Euli, e l'altro è invece Johan Galtung, che è ormai, diciamo così, considerato come il Gandhi contemporaneo da un po' di tempo. A partire da quel momento e dai social forum che si svilupparono negli anni 90, mi sono lanciato nell'interesse e nell'attività dell'approfondimento di come si può, da un punto di vista dei movimenti sociali, ma delle organizzazioni che sono meno strutturate delle altre, quelle per esempio del lavoro, piuttosto che le istituzioni pubbliche o private, come si può in quegli ambiti sviluppare una pratica di trasformazione democratica, di auto-organizzazione democratica, fino ad arrivare, diciamo, ad avere diverse esperienze anche qui di quartiere nel 20° municipio, e all'epoca ero in un gruppo che si chiamava i Sottosopra. Facevamo democrazia partecipata e fino ad arrivare al movimento dello Sindignados del 2011, dove effettivamente c'è stata una cosa storica e realmente innovativa, in cui le piazze di tutta Spagna hanno cominciato a trasformarsi in assemblee pubbliche attraverso dei metodi di facilitazione in cui le figure che facilitavano l'assemblea erano molto diverse, molto plurali e realmente circolari, ecco, da questo punto di vista, perché c'era una rotazione interna importante delle figure, dei ruoli, da chi prendeva il tempo a chi faceva il cosiddetto verbale, ma anche la figura più stricto senso del facilitatore, che era quello che doveva cercare di facilitare il processo cognitivo di comprensione delle proposte che venivano fatte in piazza, per poterle realmente socializzare dal punto di vista della scelta e della riflessione. Quindi quello è stato un grandissimo insegnamento che ha rafforzato quello che raccontavo dei 10 anni precedenti della mia esperienza e che poi mi ha portato progressivamente, ecco, recentemente a fare facilitazione in un movimento nel terzo municipio a Roma, che si chiama Grande come una città e di cui ero, diciamo, il portavoce del gruppo partecipazione, e di un progetto di democrazia partecipata all'interno di questo terzo municipio e anche in parte in un gruppo ecologista che si chiama, sicuramente lo conoscete, Extinction Rebellion, all'interno di alcuni momenti, alcune riunioni, di alcuni incontri che il gruppo romano ha fatto. Quindi questo è un po' il percorso in Bene, sintesi. grazie, grazie Emanuele. Sentiamo Melania che è ritornata tra noi. Melania, allora, Veramente, raccontaci un po'. scusatemi. Vai, 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 ci siamo. Allora, gli ultimi 12 anni della mia vita in 2 minuti, dopo la laurea in architettura, e il tema della mia laurea è stato il co-housing, quindi la coabitazione. E mi chiedevo, ma com'è che tantissimi progetti meravigliosi partono o ci sono tante idee, tanti progetti, ma poi alla fine non si concludono, non si concretizzano. E quindi ho scoperto che c'era questa figura della facilitatrice. Anche io facevo parte di numerosi movimenti sociali, no? Di cambiamento dal basso, e anche lì queste riunioni interminabili che finivano prendendo delle decisioni per sfinimento. Quindi chi aveva più forza e resistenza riusciva ad arrivare alla fine e alcuni neanche avevano la possibilità di parlare. Trovavo che fosse una grande ingiustizia. Scopro che esiste questa figura che poi, quindi, della facilitatrice. Studiando e approfondendo diverse metodologie, sono finita in Puglia, dove per tantissimi anni ho vissuto e fatto parte di un'organizzazione che si chiama Comunitazione e che si occupa di processi partecipati, bottom-up, coinvolgimento delle comunità.
da circa 3 anni a questa parte, con la mia socia Ilaria Magagna, abbiamo deciso di portare tutte le competenze e gli strumenti della facilitazione del mondo più sociale, che abbiamo applicato principalmente con comunità, terzo settore, amministrazioni, nel mondo delle imprese, quindi nel mondo delle cooperative, del profit, delle piccole e medie imprese. E quindi io di lavoro supporto la trasformazione e il processo di un team e del sistema di cui fa parte, quindi qualunque esso sia. Grazie, grazie Melania. Quindi la domanda arriva a proposito. Io eviterò stasera di dire che sono stato facilitato da entrambi, perché sarebbe una brutta pubblicità, però invece la domanda è legata proprio al lavoro che stiamo facendo con la redazione di economiacircolare.com. Noi in genere, quando si parla di economia circolare, si pensa subito ai rifiuti, alla materia, e invece stiamo provando a ragionare in termini più ampi, pensando che possa essere un orizzonte culturale. E vi chiedo, secondo voi, cosa può avere a che fare l'economia circolare così intesa con la facilitazione, a partire da un dato di fatto che avete notato anche nella intervista pubblicata sul giornale, che una delle prime cose che fa un'organizzazione quando vuole pensare e riflettere su se stessa è mettersi in cerchio. Melania, cominciamo da te. Allora, mi piace tantissimo questa domanda. E come ho detto anche nell'intervista, per me la chiave è lo spreco. Io ho un animo, mi piace ecofemminista definirlo, dove per me ecologia viene da ecos, casa, no? E quindi odio e credo che sia veramente tutto ciò che è uno spreco inutile di energia, di tempo, di idee, di progettualità, di potere. E molto spesso, poiché non si sa come utilizzare al meglio tutti questi elementi, vengono sprecati. Questo avviene nelle nostre case e allo stesso modo avviene nei team. Quindi per me la facilitazione è una serie di strumenti e attitudini che aiutano a andare a vedere dove sono gli sprechi e ridurli. Quindi ridurre lo spreco di tempo, ridurre lo spreco di energia, ma anche di conflitto. Spesso il conflitto, se mal gestito, è uno spreco di energia incredibile. Quindi in questo senso quindi la circolarità, da una parte per abbassare lo spreco e dall'altra il concetto maieutico che noi abbiamo di facilitazione, cioè le risorse sono già tutte nel sistema. Quindi in quest'ottica di noi attraverso la facilitazione non portiamo un nuovo contenuto, ma facciamo sì che ciò che già c'è possa essere utilizzato al meglio. Perfetto, concetto pienamente circolare, assolutamente in linea. Emanuele, a te la stessa domanda. Attivati, grazie. Eccoci. Allora, cavolo, perché questa è la domanda che io avevo fatto a Melania, quindi adesso me la adesso trovo. Bellissimo. Allora, intanto diciamo una cosa, che la circolarità è un paradigma di movimento, mentre noi ci confrontiamo spesso con una visione della realtà e una visione del mondo e anche delle organizzazioni statica. E quindi in questo senso che è soltanto apparentemente statica. In questo senso i movimenti sociali insegnano moltissimo, perché insegnano a guardare la realtà come un processo, come un percorso, come un cammino, come un viaggio, si direbbe dal punto di vista poetico. E questo cammino e questo percorso è molto diverso, perché c'è una trasformazione continua. La trasformazione è sia interna alle organizzazioni, ai gruppi, che in relazione con l'esterno, anche nella stessa relazione e con l'esterno stesso muta, il mondo stesso cambia. Saper vedere questo significa già, diciamo, fare un passo enorme verso un altro paradigma. Quindi la circolarità, secondo me,
già aiuta da questo punto di vista a vedere le cose in movimento. In più ti dico, il punto è che oggi, diciamo non da adesso, ma le organizzazioni sociali, questa è una cosa di cui sono convinto che emerge anche poi nell'intervista, dalle mie domande, le organizzazioni sociali largamente intese, ovviamente c'è una pluralità enorme di organizzazioni sociali, però sono intanto molto incentrate su un modello di piramide, quindi comunque un modello ancora verticistico, un modello gerarchico ben preciso, e poi comunque sono, diciamo, organizzazioni in cui dentro, all'interno, esistono delle dinamiche sociali molto tossiche. Allora, la circolarità riporta un po' quello che un vecchio filosofo, per me molto importante, che si chiama Gregory Bateson, chiamava l'ecologia della mente. E attenzione, perché per mente Bateson non intende, diciamo, semplicemente quello che noi intendiamo per mente, cioè la testa, i pensieri, ma intende proprio il corpo, l'organismo, le relazioni, diciamo così, proprio di gruppo, di ambiente, il contesto è la mente. E questa mente, che è il contesto, fa moltissimo. Nel momento in cui noi ci ritroviamo all'interno di una, diciamo che chiamiamola così, mente malata, poi non è questo, ma comunque tossica, è chiaro che anche gli individui ne soffrono moltissimo, e in questo senso noi non riusciamo a fare né a pensare in senso ecologico, anche se ci troviamo in organizzazioni che vogliono fare questo, che hanno questo come bandiera, che si dicono ecologiste, ma che poi in realtà nell'organizzazione non lo sono. Non lo sono perché sprecano, e non lo sono perché perpetuano anche dei processi che in qualche modo sono gli stessi di dinamiche che spesso vogliono contrastare e combattere. Mi viene da pensare questo, no? Che in genere si dice si è sempre fatto così, o si assume una gerarchia interna, una procedura interna, semplicemente perché non si riflette sulle possibili alternative. Ecco, ma come fa proprio da un punto di vista pratico, una realtà che vuole avviare questo tipo di riflessione, che a quanto pare è una riflessione anche un po' continua, diciamo, io non mi immagino che la vostra figura sia una figura, come dire, a chiamata, ma è un processo che potete innescare e che poi deve andare avanti. Da cosa si parte? Una persona, anzi un'organizzazione, un'impresa, un'associazione che vuole ragionare sulla coerenza fra magari un paradigma circolare ambito è una circolarità praticata. Da dove comincia, Melania? Bella domanda. Allora, per me il punto di partenza, noi diciamo, è il commitment to change, cioè l'impegno a cambiare. Se i vertici di qualunque organizzazione non si mettono in gioco profondamente, l'intervento della facilitazione è pressoché inutile. Quindi quello che noi facciamo prima di tutto è capire se il vertice ci sta e desidera cambiare. Se è un sì chiaro, limpido, noi proponiamo un assessment, cioè un momento di inquadramento, e utilizziamo uno schema che è il triangolo, ovvero relazioni e persone, processi e procedure, e nel terzo vertice obiettivi, scopo, visione. Quindi si va a fare un'analisi per vedere dov'è l'inghippo, cioè dove sono, tu stavi parlando di pattern che si ripetono, no? Quindi a me piace vederlo come una matassa di lana ingarbugliata. Qual è andiamo a cercare il filo da attirare, e via via che troviamo i nodi, scioglierli uno ad uno. Quindi capire qual è il punto di leva, come si dice nell'approccio sistemico, cioè il punto che con minor sforzo va a muovere poi tutto il sistema di conseguenza. Ma un'altra domanda che rivolgo a Emanuele è: fare facilitazione e appunto partire dalla messa in discussione di se stessi da parte dei vertici significa poi negare una organizzazione che abbia anche una sua gerarchia necessariamente? Cioè rivedere la struttura in modo che non sia gerarchica, o no? Allora, forse su questo io e Melania abbiamo delle idee diverse. Così perché le sentiamo entrambe. Esatto.
quello che secondo me insegna l'esperienza e quello che mi ha insegnato a me l'esperienza dei movimenti sociali di questi 20 anni, appunto, di partecipazione, è che sì, non bisogna che ci sia una gerarchia, ma questo non significa che non ci debbano essere dei ruoli. Lo stesso facilitatore è di fatto una figura che ha un ruolo. E tra l'altro questo non significa che non ci sia del potere, anzi, il potere c'è e bisogna guardarlo in faccia, bisogna vedere qual è il potere effettivo che le persone hanno all'interno dell'organizzazione, piccola, grande, media, del movimento e più nel suo complesso. Quello che posso dirti è che sicuramente lì dove c'è gerarchia c'è molta più difficoltà a fare in modo che l'organizzazione si trasformi in una auto-organizzazione, che quindi il facilitatore o la facilitatrice riesca a fare questo tipo di percorso trasformativo. Questo non significa che poi la facilitazione non possa portare trasformazioni democratiche all'interno dei gruppi dove c'è comunque anche una forte gerarchia e che non possa portare dei benefici comunque in ogni caso. Però fino in fondo io lo trovo, diciamo, abbastanza complicato, secondo me. E io parlo da una prospettiva diversa, in questo caso da Melania, perché la mia facilitazione e la mia esperienza è dall'interno dei gruppi, quindi dove ci sono dei rischi e delle potenzialità diverse rispetto a una facilitatrice o un facilitatore che entra in una struttura, soprattutto in una struttura che è già fortemente gerarchica e che quindi si deve in qualche modo comportare in maniera diversa. La potenzialità di chi non entra in un'organizzazione, ma che la fonda, ma che entra, diciamo, dall'inizio nel percorso, come dire, di trasformazione che secondo me poi sostanzialmente è politica, permette di fare una cosa dal mio punto di vista, permette di mettere lo spazio e il tempo sul livello dove l'eguaglianza, ora dico cose astratte, poi cercherò di essere più concreto, dove l'eguaglianza, la libertà e la solidarietà siano effettivamente una pratica e non soltanto dei principi astratti. E questa cosa può avvenire su 3 livelli: il livello della presa di parola, il livello, ovviamente la presa di parola implica l'ascolto, il livello della riflessione comune e il livello della presa di decisione. Sono 3 livelli su cui si gioca poi l'effettivo potere, diciamo così, autonomo e solidale, quindi libero, uguale e solidale. Questo, diciamo, in teoria, poi in pratica chiaramente le cose sono sempre imperfette e quindi in questo senso non è che noi riusciremo mai ad avere un'organizzazione che è perfettamente, puramente, diciamo così, democratica come la sto descrivendo. Però la tendenza è più facile che si sviluppi in gruppi di auto-organizzazione che però, come dice Melania, devono avere comunque una consapevolezza di mettersi in gioco. Cioè devono veramente volere una trasformazione. Questo vale anche per i gruppi dei movimenti sociali che molto spesso invece assumono delle posizioni di conservazione o riproducono dei modelli, ma anche inconsciamente. Io mi sono, diciamo, trovato con il fuoco amico in alcuni gruppi in cui mi si prendeva come il leader o come il capo del gruppo. Quando è così, è chiaro che la facilitazione è una lotta che bisogna fare per scardinare quest'immagine che ti viene proiettata addosso e che impedisce effettivamente di arrivare all'autogoverno, che è poi il fine più importante. Sentiamo la prospettiva di Melania su questo. In realtà la mia prospettiva non è così differente da quella di Emanuele, infatti ho detto, boh, non so perché dice che la vediamo diversamente, cioè forse ciò che posso ve vedere di diverso è che non possiamo pretendere di passare dal triangolo al cerchio così, cioè è un processo ed è un processo che durerà molto tempo. Noi viviamo in una società, in una cultura che è dominata dalla gerarchia, cioè viviamo, se guardate come funzionano i nostri sistemi politici, scolastici, ecclesiastici, militari. Noi siamo dominati da una cultura dove il potere viene distribuito in maniera piramidale. Ora, per passare da questa modalità a il cerchio dove c'è una grande consapevolezza, dove tutti vengono ascoltati, una democrazia praticamente
profonda, non possiamo pretendere che il passaggio sia dall'oggi al domani. E per fare questo vorrei portare mi sono portata anche al bar, pensando, ho detto lo farò, avrò l'opportunità di farlo vedere, vediamo se si vede, sì. Questo libro che si chiama Reinventare le organizzazioni di Lalou, in cui lui proprio descrive in maniera magistrale come le organizzazioni si trasformano e usa dei colori. Quindi dalle organizzazioni rosse, dove è proprio comando e controllo, fino ad arrivare alle organizzazioni TIL, che è il paradigma del futuro, dove TIL è il colore verde foglia di tè, molto simile a questo che voi avete, non so se casualmente. Questo per dire che per me non c'è in assoluto un giusto e uno sbagliato. Ovvio che il cerchio è molto più sostenibile del triangolo, ma per alcune organizzazioni il passaggio deve essere graduale e cosciente. Se si impone un tipo di governance, quindi di presa decisionale assolutamente orizzontale, quando il terreno non è pronto, non è fertile, non è stato fertilizzato abbastanza per poter prendere le decisioni in maniera orizzontale, non funziona. Infatti anche in molte organizzazioni sociali avviene questo, no? Che vogliono utilizzare un certo metodo per prendere le decisioni, ma non c'è un substrato culturale che permette di farlo. Un elemento interessantissimo di questo libro, questo Lalou, dice: le nuove organizzazioni si basano su tre pilastri, che sono la pienezza, il proposito evolutivo, quindi la pienezza delle persone, il proposito, quindi seguire un proposito più alto, e l'auto-organizzazione. E ha studiato numerosi modelli, ma non modelli, aziende con migliaia di dipendenti, quindi delle big corporation, che funzionano con il modello dell'auto-organizzazione, dove la piramide viene pressoché quasi smontata e i dipendenti si auto-organizzano in gruppetti di massimo 15 persone, dove tutti i ruoli vengono ricoperti da un piccolo gruppetto che autosufficiente anche nelle prese decisionali. Secondo me, per arrivare a questo tipo di modello ci vuole una preparazione ed è un cambiamento culturale grande, profondo, assolutamente, ed è quello che noi cerchiamo di spingere. Non so se ho risposto, sono andata fuori tema. No, assolutamente sì. Io vi aggiungo un'altra domanda da profano, da non addetto ai lavori, che è legata proprio al punto di vista di chi partecipa, entra e si mette in gioco in questo processo. È un lavoro che ha molto a che fare anche con col saper dosare la capacità di ascolto, con la capacità anche di, e quindi di rinunciare a una parte di sé, del proprio ego, e non so se anche sempre di potere. Questa è un po' la domanda, cioè come si fa a trovare questo giusto mix tra affermare il sé e in qualche modo lasciare lo spazio all'altro. Chi comincia? Decidete voi. Allora, per il ping pong comincio io. Vai. No, giusto. Prima di rispondere alla tua domanda, però, mi permetto di fare, diciamo così, l'inciso rispetto a quello che diceva Melania. Io sono d'accordo con quello che lei dice, cioè bisogna preparare il terreno. Però per preparare il terreno, diciamo, ci vogliono comunque, come dire, dei sostegni da tanti punti di vista, anche dal punto di vista istituzionale e politico. E poi c'è anche un'altra cosa: alcune volte non c'è bisogno di arare il terreno, e questa è la differenza forse, perché in effetti quello che è avvenuto nel 2011 con il movimento dell'Os Indignados, ma in realtà poi con Nuit Debout, prima con Occupy Wall Street, eccetera, eccetera, ma poi quello che accade normalmente quando c'è l'emergere di questi movimenti sociali, c'è una sorpresa vera,
E io vi spiego la mia rapidissimamente. La mia sorpresa vera era quella di entrare in una piazza, nel caso specifico Piazza Catalunya, che era vicino dove io vivevo in quel momento a Barcellona, quando poi ho partecipato direttamente al movimento, e vedere migliaia di persone che facevano un'assemblea in quella piazza con dei metodi che io non avevo mai visto e che non avevano mai vissuto quell'esperienza. Le stesse persone che stavano lì dentro, il 90, posso io ipotizzare, almeno il 90% non aveva vissuto quell'esperienza lì. Io credo il 100%, se vogliamo essere proprio, se la guardiamo da un certo punto di vista. Che cosa significa questo? Significa che le cose si apprendono anche facendole. Questo in Italia, con l'arte di arrangiarsi, dovremmo in qualche modo già intuirlo. Che vuol dire? Vuol dire che c'è uno spazio pubblico che fa moltissimo e che quindi quando le cose avvengono in uno spazio pubblico, cioè lo spazio pubblico è lo spazio in cui noi ci incontriamo con la diversità e con l'alterità di mondi, di persone che vengono magari proprio da mondi diversi, migranti, ma anche il nostro vicino di casa che lo conosciamo veramente poco, magari, e che comunque è sicuramente diverso da noi, e all'interno di quello spazio ci si confronta ed è lì che, diciamo, realmente si apprende a fare qualcosa di diverso. Quindi è chiaro che la facilitazione è fondamentale, è utile, è utilissima, però è anche vero che in alcuni contesti, come quello che sto dicendo, è qualcosa che arriva, diciamo, in maniera spontanea. Invece la domanda era, che me la sono persa, lo spazio dell'autolimitazione dei gruppi, se toglie potere. In realtà, se noi stiamo a una prospettiva che io sposo, che è la prospettiva di Hannah Arendt, noi ci rendiamo conto che il potere, quando viene sottratto, non è più potere. Che cosa significa? Quando noi non stiamo più in dinamiche democratiche e stiamo in dinamiche di privatizzazione, di privazione della parola, di privazione della presa di decisioni, di privazione del tempo e della capacità di riflessione, noi ci troviamo all'interno non tanto del potere, perché non stiamo in comunicazione, non stiamo creando insieme agli altri, non stiamo condividendo qualcosa con gli altri, perché è lì che si dà il potere, ma siamo in una situazione di violenza, cioè di mancanza, di violazione proprio di questa capacità di creare in comune, di condividere. Quindi il potere, soprattutto quello di chi facilita per trasformare, come me e Melania in maniera diversa, ma comunque questo lo condividiamo in maniera profonda, che è una creazione comune che avviene da una prospettiva che non può più essere quella dell'individuo isolato, singolo, che pensa di avere il potere da solo e di possederlo. Il potere non si possiede, il potere si condivide ed è l'unico modo per realmente avere potere. Sentiamo Melania, poi c'è una domanda per voi dai commenti di Facebook che vi girerò. Il potere penso che sia il mio tema preferito in assoluto. E anche qui viviamo in un paradigma in cui molti sentono la scarsità del potere, cioè è più facile avvertire la scarsità del potere che non la pienezza di questo. Logora chi non ce l'ha, diceva qualcuno. Il potere logora chi non ce l'ha. E ovviamente non è che non ha potere, ma non se lo sente, non se lo riconosce. Cioè c'è una parte, per me c'è una grossa parte di responsabilità personale rispetto all'empowerment. Ora, per me c'è un tema, che questo della rinuncia del potere nel momento in cui si entra in dinamiche di relazione. Io credo che sia vera solo in parte, cioè hai detto una parola prima, Raffaele, che è ascolto. Per me lavorare bene in team necessita di sapersi ascoltare, cioè il potere di sapere ascoltare quali sono i miei limiti e quando l'altro sta un po' esagerando e quindi sta entrando nella mia zona tabù, e riuscire a comunicarlo. Quindi costruire delle relazioni in team basate sul feedback, cioè il potere del feedback, ed è un lavoro personale profondissimo.
che non può fare la facilitazione esterna. Per questo, per me, da qui la necessità di un cambio culturale, perché non possiamo entrare nella testa delle persone. È un lavoro che ognuno di noi però può fare per entrare in contatto con quello che è il proprio potere e poi scegliere come utilizzarlo nel momento in cui si entra a lavorare in un team. E questo vale sia nei movimenti sociali che nelle organizzazioni. Per me il punto centrale è: il potere non è cattivo, è l'uso che si fa del potere, che può essere molto abusante o estremamente costruttivo, perché la creatività è potere, quindi con l'emergere dell'intelligenza collettiva che si ha all'interno di un gruppo, quello è il potere del gruppo, e quello viene alimentato dal potere dei singoli, perché è tutto connesso, che a loro volta possono avere un impatto sulla società. Quindi io sono per il potere, per molto potere è usato bene, per far brillare le persone accanto a noi. Grazie, grazie Melania. Vi leggo una domanda che ci è arrivata, la prima delle due che vedo qui, è Michele Volpe, che dice: pensate che porsi un obiettivo così alto come la circolarità dei processi produttivi gestionali sia fattibile a livello organizzativo per le aziende, specie se di grandi dimensioni, oppure rimarrà sempre una mera dichiarazione di intenti? Il modello business as usual comporta meno rischi e al momento è sicuramente più conveniente, no? Vai Emanuele per il ping pong. Cavolo, questa volta il ping pong non guarda bene la persona. Comunque, sicuramente più conveniente? No, io sono convinto che invece il modello attuale, modello azienda, possiamo chiamarlo così, in cui la competizione di fatto è al centro, competizione salariale, competizione interna tra le persone, gerarchia importante dei ruoli, tutto quello che in qualche modo sintetizzavo dicendo che ci sono relazioni tossiche all'interno delle organizzazioni, non è conveniente per nessuno, non è conveniente a livello di salute, non è conveniente a livello di benessere più generale, non è conveniente neanche a livello economico, perché ci sono, diciamo, studi ormai da diversi tipi di studio, tra l'altro, e da diversi decenni, che dimostrano che lì dove c'è una solidarietà interna alle organizzazioni, ai gruppi, per esempio, dove c'è un ambiente, un contesto accogliente, sicuramente si lavora meglio e si produce meglio. Lì dove, diciamo così, c'è la possibilità di esprimersi all'interno delle aziende o di sapere, di conoscere qual è l'informazione che passa dai vertici e finisce fino alla base, beh, se c'è quel tipo di cosa si lavora meglio, si sa meglio, si dà senso al lavoro che si fa e al ruolo che si occupa. Questa questione del senso non è marginale, e per questo che non è conveniente tutto quello che sta avvenendo, comunque la gran parte del modello azienda che noi in qualche modo stiamo condividendo anche a livello di organizzazione della cosa pubblica, dello Stato. Grazie. Nel girare la stessa domanda a Melania, le ricordo la prima parte della domanda che dice: pensare che porsi un obiettivo così alto come la circolarità dei processi produttivi e gestionali sia fattibile a livello organizzativo per le aziende, soprattutto di grandi dimensioni? Mi ripeto un po', sì, è assolutamente fattibile, ci sono delle enormi big corporation, quindi esatto, no? Non l'ho detto prima, c'è questo nuovo paradigma che si chiama B Corporation, e quindi che anche attraverso determinati parametri definiscono quando un'organizzazione ha tutta una serie di elementi di sostenibilità. Sì, è assolutamente possibile, necessita un lavoro importante di riorganizzazione e di trasformazione, e non può essere un passaggio che avviene dall'oggi al domani, ma io sono assolutamente convinta che ci sia
questa possibilità perché già esistono. Cioè, vi posso fare diversi nomi a livello internazionale, ma magari sono sconosciuti ai più. Vabbè, stavo per fare un parallelismo con la politica, ma lo lascio stare per un attimo, perché in questi giorni la politica italiana mi fa ancora più arrabbiare. Ma perché il punto è che io credo che in Italia... Ci arriviamo alla politica, Melania, perché c'è anche la prossima domanda. Ah sì, eh? Allora, sì. Ecco, vedi, è che sono molto arrabbiata per come... i politici italiani stanno gestendo la situazione. Per me sono un chiarissimo esempio e specchio del potere gestito male. Quindi, se scusatemi, rientro un attimo in me che mi agita questa cosa. Io credo nell'ispirazione, cioè nei buoni esempi. Se facciamo brillare i buoni esempi che ci sono a livello sia nazionale che internazionale, cerchiamo dei modelli da seguire, questo volevo dire, perché ce ne sono tantissimi e per questo vi invito a leggere questo libro. Ok, quindi li troviamo nel libro, perché stavi per dire anche dei nomi di realtà che sono organizzate su queste basi, ma dicevi non le conosciamo, ma li troveremo. Ve ne posso dire qualcuno, fammi pensare, fatemi, ve ne cerco tre o quattro e poi ve li dico. Va bene, intanto io vi leggo la domanda di Stefano Mundula, spero di... che parla dell'autogoverno e dice: l'autogoverno citato su quali basi di governo, con che criterio viene difeso? La questione democratica è controversa visti i tempi, vedi crisi di governo della minoranza al 2%. Senza fare politica speculativa, ognuno avrà le proprie idee, ma come si fa ad eleggere una gestione democratica se sussistono differenze culturali, informative, conoscenze? Non parlo di ideologie, parlo proprio di livelli culturali e non di titoli. Visto l'impoverimento delle risorse destinate alla scuola, si ferma qui, insomma. Ok, allora per il ping pong prendo parola autonomamente, ci autogoverniamo pure in questo tipo di contesto. Benissimo. Allora, l'autogoverno, se vi sussistono differenze culturali, diciamo informative, eccetera eccetera, come se fosse un problema e come se fosse quello a impedire l'autogoverno democratico. In realtà quella è la base dell'autogoverno democratico, proprio la pluralità. Penso che però parlassi anche di povertà, come dire, educativa, di impoverimento delle risorse destinate alla scuola, mi fa pensare a questo, cioè ad avere strumenti diversi, Emanuele. Sicuramente, diciamo, io quello era un cappello introduttivo per dire in sostanza che bisogna anche guardarle bene le cose dal punto di vista democratico, appunto, perché la prima parte della domanda si riferiva a ma quale autogoverno? Un autogoverno che si basa su questa pluralità. Ora è chiaro che io sono convinto da tempo che bisogna finanziare i processi democratici, non semplicemente spendere dei soldi per le elezioni. Siamo disposti noi, per esempio, a fare in modo che ci sia una buona parte del budget dello Stato, in questo caso dell'Italia, ma anche dell'Europa, che venga speso per processi di democrazia partecipata o anche di processi di democrazia diretta o anche proprio per processi di facilitazione all'interno dei gruppi. Appunto, noi siamo disposti a fare in modo che ci siano delle spese in quel senso, le riteniamo importanti, utili, ma di un'utilità non direttamente strettamente economica, evidentemente. Chiaro che bisogna cambiare paradigma di come noi vediamo la democrazia e pensare che soltanto se c'è una grande, come dire, un grande progetto democratico più generale, sia istituzionale che non istituzionale, sia all'interno di organizzazioni strutturate che all'esterno di organizzazioni strutturate, sia all'interno dello Stato sia, diciamo, in qualche modo in contrapposizione allo Stato, che può probabilmente innescare quel processo di trasformazione culturale a cui si riferiva Melania, che secondo me dovrebbe essere, ora utilizzo un termine un po' grande, una vera e propria rivoluzione culturale.
questa rivoluzione culturale deve essere democratica. Se non è democratica, non sarà una rivoluzione culturale. Ho detto una cosa grossa, Melania, a te la parola, poi puoi anche ricordarci il titolo del libro, perché lo chiede Felix Martinez da LinkedIn. Sì, allora, è Reinventare le organizzazioni, di Frédéric Laloux, scritto Laloux, poi magari se lo potete scrivere in chat lo scrivo io dopo. Sì, poi lo sono totalmente d'accordo ovviamente con Emanuele e aggiungo una cosa, che è uno dei motivi per il quale abbiamo deciso di cambiare il settore del nostro lavoro. Io, dopo aver lavorato per diversi anni con le pubbliche amministrazioni, con le scuole, per portare certi strumenti partendo dal basso, dalle comunità, dai quartieri, mi sono resa conto che viviamo in un sistema iperburocraticizzato, che vabbè, non lo sappiamo bene, dove la pubblica amministrazione è un pachiderma. Scusate, lo dico, però è proprio pachidermico, lento, macchinosissimo, per poter fare un qualunque atto rivoluzionario, tipo dipingiamo le panchine della città, è impossibile. A piccoli, ok, un atto rivoluzionario come dipingere delle panchine, ok? Quindi per questo motivo a un certo punto abbiamo detto, ok, qual è l'ambito, il settore che, se introduciamo lì questi concetti di democrazia partecipata, di bellezza, di pienezza, hanno un impatto più veloce, che poi può andare a cascata, a ricadere anche sugli altri settori, e per questo abbiamo deciso di spostare il nostro focus nel mondo dell'impresa. Perché? Perché quando c'è una necessità di sopravvivenza, perché le imprese devono sopravvivere, in un momento poi come questo è necessario trasformarsi ed evolversi molto rapidamente. Infatti sono molto più innovative l'ambito privato dell'impresa che non l'ambito pubblico. In Italia sto dicendo, perché poi in altri posti come la Catalogna, ad esempio, è tutta un'altra storia. Okay? Però noi siamo in Italia e dobbiamo fare con quello che abbiamo, avendo come ispirazione la Catalogna. Quindi per me è sempre lì capire qual è l'ambito, il punto di leva dove, se forziamo, no? Se spingiamo in quel punto, c'è un maggiore effetto a cascata, a ricaduta su tutti gli altri. Quindi questo a livello lavorativo come facilitatrice. A livello personale vorrei dire che ognuno di noi può fare la propria parte, cioè ognuno di noi può facilitare le proprie relazioni, il proprio luogo di lavoro, la famiglia, le relazioni con i vicini. Cioè non ci aspettiamo sempre che sia il livello politico alto a fare qualche cosa, non ci aspettiamo appunto che ci sia un leader esterno che prenda le redini del cambiamento e della rivoluzione. La rivoluzione va fatta quotidianamente nel nostro piccolo, perché è il più, per, io sono in questo una come dire pacifista di questi, che il cambiamento è passo dopo passo e lo può fare chiunque. Un po' utopista, lo so. Grazie Melania. Prima di ripassarvi la parola, per andare anche un po' a concludere, c'è Lucia Alessia Ricchiuto che riflette con noi e ci dice che credo che questo passaggio avverrà del tutto e sarà completo nel momento in cui la classe dirigente sarà la nuova generazione, ovvero lo spirito del sentirsi parte di una squadra che tanto viene ricercato dai giovani oggi all'interno delle aziende. E Carlo Lusi, in riferimento alla politica, ci dice che a suo modo di vedere anche in politica ci vorrebbe circolarità,
non nel senso di politici riciclati, poi spiega dopo in un secondo passaggio, quindi non solo politiche di circolarità ma anche circolarità della politica. Pasqualino Allegro ci dice che per una governance efficace ed efficiente altamente democratica non basta guardare tanto lontano, bensì alla nazione con cui confiniamo e ne facciamo parte come un intero cantone, parlo del modello svizzero. E Tommaso Iacoacci, che ci fa i complimenti e ringraziamo, ci dice rivoluzione pacifica del cambiamento. Lascio a voi una ultima riflessione di saluto, sempre in modalità ping pong. Ok, eccomi qua, pam. La Svizzera è sicuramente un riferimento, secondo me, dal punto di vista, diciamo così, della partecipazione al potere decisionale, la partecipazione diretta. Poi su altre cose non è un grande modello, però da questo punto di vista è qualcosa a cui ispirarsi, oltre alla Catalogna ovviamente e oltre a tanti altri movimenti. Io credo che le giovani generazioni si ritrovino, da una parte, come spesso accade, le giovani generazioni si ritrovano con una possibilità in più di iniziare qualcosa di nuovo. Questo in generale, però in Italia si scontrano con una società e una struttura organocratica che non dobbiamo mai dimenticare, che comunque segna la nostra cultura, e quindi con una difficoltà in più. È per questo che molti sono emigrati e se ne vanno. E poi diciamo che si scontrano pure con il fatto che la dimensione burocratica, così come la chiusura dentro la sfera personale, individuale, singolare, e soprattutto con questa pandemia si è accelerata moltissimo, spingono proprio a dimenticarsi, a non vivere, a non fare esperienza della dimensione pubblica. Non basta la dimensione di gruppo, bisogna vivere delle dimensioni pubbliche, di spazi aperti in cui le persone che non si conoscono si confrontano. Come diciamo ci insegna la scuola, da questo punto di vista è un grande riferimento, la scuola italiana, e che però poi nel tempo è diventata più un'azienda che appunto una struttura democratica, un'organizzazione democratica. E noi non a caso come giornale stiamo anche aprendo una riflessione proprio sul tema della formazione, non solo della facilitazione dei processi, ma anche proprio quello che c'è alla base, no? Rivedere i paradigmi su cui si fonda la modalità e i contenuti con cui si fa formazione oggi, perché se vuoi cambiare, come dire, la pratica, poi anche la teoria forse deve basarsi anche su materie nuove e diverse. Lascio la parola a Melania. Io mi sento ancora abbastanza giovane, ammetto, ma ho molta fiducia nelle generazioni future. E adesso stavo riflettendo, qual è l'elemento che mi ispira di più delle nuove generazioni, o almeno la percezione che io ho, è la minor paura della diversità. Cioè il fatto che aumentando il viaggiare, l'interazione attraverso internet e quant'altro, c'è meno paura della diversità. E questo io credo che in futuro permetterà una maggior fluidità e flessibilità che è necessaria per scardinare le strutture rigide in cui siamo immersi. Quindi sì, questo. Sono fiducia totale. Il potere della fiducia. Sì. Per forza, o così o pomì, cioè nel senso non è che abbiamo grandi alternative. Allora, al volo è arrivata Silvia Caravita su YouTube, che dice: partecipare è faticoso, è necessario avere delle utopie come traguardo che sostiene la fatica. Su questo vi chiedo veramente un'ultima battuta di saluto e approfitto per ringraziare voi e chi ha avuto la pazienza di seguirci fin qui. Sì, Silvia, io poi la conosco. Ciao Silvia. Utopie concrete però, utopie che in realtà non sono tanto utopie, però sicuramente un orizzonte comune a cui guardare e costruito insieme, questo sì. Confermo e dico
iniziamo a chiederci sempre di più perché facciamo le cose. Quindi non diamo per scontato niente, non diamo per scontato le relazioni, ciò che ci sta vicino, per poter avere questo sguardo lontano, no? Quindi guardare lontano, avere un po' la mentalità dei contadini che piantano un albero pensando che le generazioni future mangeranno i frutti, ma pensando al sapore di quel frutto, quindi alla stagionalità, e dire ok, allora oggi pianto questo per poter raccogliere domani quest'altro. Quindi un'utopia che poi sono d'accordo con quello che dice Emanuele, che si fa azione quotidiana, è faticosissimo. È una bella fatica. Io vi ringrazio per aver dato l'opportunità al giornale di affrontare questi temi, e sappiate che non vi libererete facilmente di economiacircolare.com. Vi saluto chi ci ascolta, e a presto, in bocca al lupo a tutti, e ringraziamo anche Nicola Giampietro che intanto ci dice grazie, al prossimo appuntamento, e quindi mi ricorda che ogni 2 settimane a partire da oggi ci sarà un appuntamento analogo a questo organizzato da economiacircolare.com, quindi avremo ancora da discutere e stare insieme, per ora virtualmente, ma speriamo presto anche di persona. Grazie. E arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.